nostri servizi segreti sono in allarme. Abbiamo 6 mesi di tempo per correre ai ripari. Gli ospedali esplodono, con 3 frane. Continua a salire il numero degli imprenditori che decidono di togliersi la vita a causa della quantità dei carburanti, dopo quelli decisi dall'AGI, il martedì scorso, i prezzi di riferimento per benzina e gasolio sono cresciuti da tutte le compagnie. Hai mandato un biglietto alla mia società poche settimane fa chiedendo informazioni su Penny Stock con un forte potenziale a rialzo e con un rischio decisamente minimo, te lo ricordi, no? Sì, forse ho mandato qualcosa. Ok, bene. Il motivo per cui ti sto chiamando, John, è che è appena arrivato qualcosa sulla mia scrivania. È forse la migliore cosa che io abbia visto negli ultimi 6 mesi. Se hai 60 secondi te ne vorrei parlare, ce l'hai un minuto? Il nome della società è Aerotine International. È una delle ditte più moderne nel settore della tecnologia del Midwest. Sono in attesa di ottenere tra poco il brevetto per i radar detector di nuova generazione, che possono essere utilizzati sia nel campo militare che civile proprio adesso. Sì, proprio adesso, John. Le contrattazioni dirette stanno a 10 centesimi ad azione e, detto in confidenza, gli analisti indicano che potrebbero salire molto più in alto. Il tuo profitto su un investimento di $6,000 potrebbe arrivare a $60,000. Esatto, ci potresti estinguere il mutuo. Cioè, queste azioni mi pagheranno la casa. John, una cosa che ti posso garantire, anche in questo mercato, è che io non chiedo mai ai miei clienti di giudicarmi per i profitti. Gli chiedo di giudicarmi per le perdite perché ne ho davvero poche. E nel caso dell'Aerotine, basandoci su dei precisi fattori tecnici, siamo di fronte a una vittoria da grande slam. Ok, facciamolo, ci metto 4.000, mi sento più tranquillo. 4.000 sarebbero 40.000 azioni, John. Fammi chiudere subito la transazione e ti faccio chiamare dalla mia segretaria per darti la conferma, d'accordo, John? Sì, d'accordo. Fantastico. John, grazie mille della fiducia e benvenuto nel centro di investimenti. Grazie tante a te, amico. Grazie. Arrivederci. Ma come cazzo hai fatto? E come se niente fosse, mi sono fatto $2,000. Gli altri mi guardavano come se avessi scoperto il fuoco. Ok, non importa come va a finire. Penso che questo video l'avrei già visto nel caso in cui tu avessi visto già The Wolf of Wall Street, quindi è una scena piuttosto importante. Che cosa fa Leonardo DiCaprio? Perché ti sto mostrando questo video? Innanzitutto, che cosa sta facendo? Sta aumentando la percezione di valore di una società che qui la chiamano penny stock, perché nel vocabolario finanziese si dice così, penny stock, è una startup praticamente, che magari è anche un progetto, quindi magari un progetto reale, come ad esempio la Aerotine aveva questo progetto di questi radar innovativi e così via. Leonardo DiCaprio in particolar modo lavora in una boiler room, si chiama, sempre termine tecnico, e che cosa fa? Chiama, telefona persone che probabilmente non hanno nemmeno richiesto informazioni, persone ignoranti, perché, attenzione, vado avanti con il video. Perfetto, anche me, vendevo spazzatura agli uomini della spazzatura e facevo... Ok, vendevo spazzatura agli uomini della spazzatura, ignoranti, io parlo sempre di questo settore, cioè ignoranti nel senso che ignorano, non hanno informazioni, non hanno cultura finanziaria. Quindi queste persone che non hanno cultura finanziaria e sicuramente vogliono guadagnare di più, come tutti vogliono guadagnare di più, anche io voglio guadagnare, tutti vogliamo guadagnare di più. Perché vogliamo guadagnare di più? Perché ci vogliamo lasciare alle spalle tutti i problemi e quindi scappiamo dal bastone e vogliamo raggiungere un ideale, la carota. Quindi siamo così, siamo i muli con la carotina davanti e il bastone o il cane pastore che ci azzana dietro, no? Poi c'è chi è più motivato a scappare piuttosto che a raggiungere gli obiettivi, ma questa è tutta un'altra storia, non sono Roberto Re, ciao Roberto Re. Quello, quindi lui è molto più specializzato di me nel parlare di quelle cose lì. Io invece volevo mostrarti questo video non tanto per raccontarti quello che sta succedendo anche in Italia, ovvero i fuffa broker, quindi questa cosa riprende una questione degli anni 80 che attualmente però sta accadendo tuttora, tutt'oggi lì in America, ma oggi sta accadendo qua in Italia. Siamo arrivati
Dopo, però, purtroppo siamo arrivati. Quindi no, non volevamo evolvere in questo lato. Quindi ogni tanto ti ricevi le tue telefonatine, io praticamente tutti i giorni, e su di persone che ti chiamano immotivatamente raccontandoti delle cazzate, non sulle azioni, ma sul Forex. Quindi cercando di venderti cose sul Forex, che ne so, apri il conto, c'è un account manager che ti aiuta, guadagnerai di più. Vabbè, insomma, il servizio delle Iene probabilmente l'hai visto, anzi, forse se stai guardando me in questo momento è perché hai visto proprio il servizio delle Iene. Ma io non ti volevo parlare di questo. Quindi chi è il lupo di Wall Street in realtà? A parte i fuffa broker che sono dei criminalini da strapazzo e li lasciamo pure da parte. In realtà c'è qualcosa di molto più grosso, ovvero la dottoressa Janet Yellen. Ciao Janet, ciao, come stai? Sei stata molto carina l'altra sera, bellissimo quel tailleur color panna. Sei sempre più bella, sei sempre più giovane, sei sempre più magra, sei sempre più sorridente. Che cosa ha detto? Allora, scusate ma... Mi fa ridere. Allora, Yellen potremmo aver sbagliato le stime su frazione occupazione. Quindi, ok, praticamente Yellen questa serata, il 26 settembre, in America, negli Stati Uniti, non era sera lì, era pomeriggio, però che cosa ha dichiarato? Ha dichiarato, ciao, sono Janet, me la faccio un po' con Draghi, ma soprattutto vengo strapagata. Per calcolare perfettamente le stime su inflazione e occupazione, ma potremmo averla sbagliata. Ora, ovviamente, questa è un'informazione un po' così, tant'è che troverai un articolo su fareforex.it, che adesso sto trasferendo totalmente su TheBanker.net, di cui dopo ti parlo perché finalmente ho trovato una squadra di cui sono estremamente felice, che sa fare marketing ma etico come piace a me. E quindi io, il marketing va bene, eh? Ok, quando hai incontrato tua moglie, se hai una moglie, o la tua fidanzata, se è una fidanzata, hai fatto marketing su te stesso, il marketing va bene, il marketing anche sul dollaro può andare bene. Ma non devi ingannare, ok? Cioè non deve essere un inganno. Quindi a me piace quindi l'eticità del marketing. Il marketing è perfetto, anzi, il marketing sottolinea laddove deve sottolineare laddove non ti sei accorto, non hai compreso determinati meccanismi di una caratteristica base di un determinato prodotto, bene, moneta. In questo caso si parla di moneta. Ora, la Yellen bugiarda e cicciona, tassi di interesse USA, dicembre 2015. Ho pubblicato il 30 ottobre 2015, è stato un post piuttosto letto, vabbè, poi io ho solite haters che mi scrivono sotto, ma a parte questo, dichiaravo praticamente nel 2015 la Yellen continuava a rimandare questa decisione del rialzo dei tassi di interesse. Per chi non sapesse che cos'è il rialzo dei tassi di interesse, che cosa comporta, che cos'è? La moneta, come ad esempio il dollaro o come anche l'euro, anzi facciamo un esempio qua in Italia, l'euro ha un costo. So che sembra strano che una moneta abbia un costo, però ecco, è proprio come se fosse così. La moneta ha un costo, un determinato costo. Perché ha un costo? Perché ha un determinato valore l'economia in cui la moneta stessa sta. Per gli altri stati, ad esempio, un giapponese potrebbe decidere di raccogliere un po' di euro, scommettere su le mosse che Draghi farà o le varie politiche faranno, aspettare che questi, che cazzo ne so, 100.000 euro che si è raccolto e messo in banca prendano valore, nei confronti ovviamente magari dello yen, perché sta in Giappone, no? E che cosa dà la spinta, ecco perché non che cosa dà valore, ma che cosa dà la spinta al valore della moneta? Proprio i tassi di interesse. Quindi diciamo che funziona così. L'economia in cui la moneta circola ha questa moneta, per l'appunto, questa valuta, eh? Quindi ad esempio, Stati Uniti,
che è un'economia, all'interno circolano i dollari. Se l'economia va bene, ovvero se l'inflazione cresce ma resta comunque controllata, se la disoccupazione diminuisce e così via. Quindi se l'economia viaggia, allora questa moneta prende valore. Se la moneta prende valore, allora si può alzare il tasso di interesse. Ma questo ragionamento lo puoi fare anche al contrario. Tu vuoi, vediamo se si vede meglio, magari si vedeva solo. Se tu vuoi alzare il valore del dollaro, invece, puoi fare anche il ragionamento al contrario. Puoi dire, cioè non dovresti farlo, ma puoi fare, alzi il tasso di interesse, quindi alzo il tasso di interesse, quindi il dollaro prende valore. Ma magari resta, cioè così fai una scissione. In realtà l'economia magari non viaggia in realtà come dovrebbe fare. Però convinci il mercato che questo sta accadendo. Quindi, diciamo che esistono due tipi di valore. Sintetizzando, prendiamo sempre per esempio il dollaro. Esiste il valore reale del dollaro. Cioè parlo proprio della valuta dollaro, quindi non del dollaro, della moneta dollaro, della valuta dollaro, USD, la S fatta così perché si guardano al contrario. Quindi il valore reale del dollaro, dell'economia, e poi il valore percepito del dollaro. Ora noi non possiamo sapere qual è il valore reale, o perlomeno noi lo sappiamo attraverso un oblò che ci hanno. Che sono gli occhi della, anzi, che è la bocca della Yellen, l'oblò in questione è la bocca di Janet. Ciao Janet, di nuovo. Janet ti dice: ah, l'economia sta andando piuttosto bene, l'inflazione cresce in maniera controllata. Sì, abbiamo avuto momenti un po' difficili, ma ci stiamo riprendendo molto bene. Le politiche economiche che io e i miei colleghi stiamo portando avanti stanno portando i frutti sperati. Guardate i dati, guardate qua, guardate là. Guardate su, guardate giù, e questo è ciò che succederà nel futuro, no? Quindi, ad esempio, normalizzazione del dollaro. Questo che diceva, ad esempio, nel 2015. Ma io l'avevo beccata, anzi, noi studenti del Banks Mirroring l'avevamo beccata, tant'è che io, poi c'era questo bellissimo video in cui la signorina Janet, poverina, diceva la cazzata per l'ennesima volta che avrebbe alzato questa era la fine del 2015. Ancora una volta diceva vorrei alzare i tassi, ma niente, non è il momento, è colpa degli altri stati, le altre economie sono ancora deboli, non conviene farlo adesso. E vediamo adesso, io non so se si vede, ecco forse qua. E ci è rimasta un po' sotto, tant'è che a un certo punto si è sentita male, poverina. Standing ovation. E lo spettacolo si è chiuso quel giorno lì. E quello che avevamo mostrato noi della Banks Mirroring era esattamente questo scorcio, insomma, in questo blog, in questo post, avevo mostrato questo scorcio della piattaforma che adesso, infatti io in realtà il video serve anche e soprattutto per mostrarti finalmente l'uscita, la pubblicazione, come dire, come apro le porte finalmente al banksmirroring.com, la piattaforma ripristinata, perché comunque già questa piattaforma è famosa, ripristinata per i vecchi studenti e i nuovi studenti, che comunque i nuovi penso man mano quando accederanno troveranno una piattaforma totalmente innovata ancora di più, perché comunque stiamo già sviluppando proprio in queste ore, finalmente la nuova piattaforma, la nuova versione della piattaforma che sarà in tempo reale e poi insomma non ti voglio alzare la percezione di valore di quello che è, anzi non ti dico niente, quando uscirà poi te la mostrerò, quindi non ti dirò assolutamente niente di quello che sarà la nuova piattaforma. Fatto sta che della vecchia piattaforma, te lo zoomo dove eravamo rimasti, quella. Ok, questo è esattamente lo scorcio che vedi su questo articolo qua, ok? Quindi lei nel tutto il 2015 continuava a dire rialziamo i tassi, rialziamo i tassi, rialziamo i tassi, la verità è che non lo hanno fatto,
Fatto sta che il dollaro, guarda il dollaro come aveva preso piede, no? Dal 2014-2015, che cosa succede? Che le banche, quando hanno scommesso a rialzo, a rialzo, a rialzo, a un certo punto non possono chiudere tutte le loro scommesse in una botta sola, ma devono fare in modo che la percezione di valore rimanga alta e loro possano uscire dalle loro posizioni senza che il mercato se ne accorga. Quindi devono chiudere, 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 chiudere e mantenere però il prezzo il più possibile in alto. Quindi il grafico non è altro, il grafico proprio del dollaro, no? Dell'indice del dollaro, deve rimanere a prezzi a loro favorevoli per poter chiudere le loro scommesse al prezzo più alto possibile, perché avendole caricate qua sotto, le devono chiudere tutte il più in alto possibile, non possono ovviamente dire no, guardate che noi non rialzeremo assolutamente i tassi, non siamo pronti a farlo. Se lo facessero, il prezzo del dollaro crollerebbe, il valore del dollaro crollerebbe, quindi il valore percepito, se non dicono la bugia, coincide con il valore reale, eh? O forse ancora peggio, perché poi c'è di mezzo la paura del dollaro. Che cosa succede? Che giustamente loro non riescono più a controllare il mercato, non potrebbero più controllare il mercato, quindi devono fare in modo di uscire il più in silenzio possibile. È come dire. Questo esempio l'ho fatto spesso ai miei studenti. Vi ricordate la Costa Concordia, no? Saluti all'isola del Giglio, qua intanto qua di fianco stanno scaricando il cesso, probabilmente si sente. Vabbè, comunque, saluti all'isola del Giglio, si incastona contro il fondale. Quello che succede, vabbè, semplicemente la nave inizialmente non affonda subito, naturalmente, rimane ferma, la fermano piano piano, piano piano, piano piano, rimane un po' così e poi dopo un po' affonda. Poi in realtà Costa Concordia non è affondata, ma insomma non è quello l'esempio. L'esempio è che Schettino, insieme al suo equipaggio, sono stati zitti inizialmente. Stessa cosa è successo anche al Titanic. L'equipaggio inizialmente è stato zitto, cioè chissà esattamente qual è la reale realtà, la vera realtà, non lo dice. Non lo dice soprattutto se ci sono poche scialuppe di salvataggio disponibili. Quindi che cosa fanno i big, i grossi, coloro i quali sanno tutto, coloro i quali vedono tutto, coloro i quali decidono? Che cosa fanno? Naturalmente prendono le loro scialuppe di salvataggio, o forse avevano già progettato tutto, ma comunque prendono le loro scialuppe di salvataggio, dicono una falsità o comunque manipolano la notizia, manipolano la realtà, perché la realtà la possono vedere solo loro sanno che stanno per affondare, che la nave sta per affondare, solo loro lo sanno, tutti gli altri non lo sanno, sono lì che si godono la loro bella cena, che brindano, che si ubriacano, eccetera, eccetera, sulla loro nave. Guardate in Titanic, c'è Jack che fa l'amore con la cosa, mentre comunque sta affondando tutto. Non succederebbe se effettivamente la realtà fosse coincidente, co coincidesse con la realtà percepita. Ok? Quindi ci sono due cose, no? La realtà percepita e la realtà reale, sono due cose totalmente differenti. In questo caso, il valore percepito del dollaro lo hanno mantenuto in alto, parecchio in alto. È vero che qua è sceso, ma è sceso proprio perché le banche hanno chiuso prepotentemente le loro posizioni, quindi sono uscite le banche. Questo in particolare è l'indicatore del numero di banchieri presenti, in rialzo in questo caso, perché stiamo guardando la linea dei long, quindi dei longhisti presenti nel dollaro, mentre lei dichiarava, dicevo, nel 2015, no? Rialzo, rialzo. Allora, se fosse vero, dicevo, allora per quale motivo i banchieri se ne stanno andando? Perché se è vero che tu rialzi, vuol dire che il dollaro poi prenderà un'impennata pazzesca. Fatto sta che poi nel 2016 ha rialzato, e infatti, questa è la lateralità di cui parlavo, dal 2016, bam, rialzo. Quindi hanno fatto l'ultimo giro di giostra, hanno chiuso le ultime loro posizioni e poi voglio mostrarvi quello che poi sta succedendo adesso, insomma, il numero degli insider
in questo momento. Il numero degli insider in questo momento è comunque, ci sono più lunghisti rispetto agli shortisti, ma comunque sono in un lento abbandono. Gli shortisti sono in un lento ingresso. Andiamo a vedere il numero delle cioè il numero delle scommesse. Allora, a questo punto, la variazione delle scommesse. Cosa stanno facendo? Cosa ci si può aspettare? Questo è l'euro, lasciamolo perdere, anche se è molto importante anche lui per capire che cosa sta succedendo, ma comunque. Questo è esattamente quello che è successo, quindi dicevo, nel 2015, infatti chiudevano le loro scommesse dove il prezzo stava là in alto, come dicevo, questo è il solito buco di dati che sto risolvendo in queste ore, quindi togliamo tranquillamente questa cosa. Quindi le loro scommesse, come dicevo, le chiudevano, quindi proprio le scommesse, questo, quindi non è il numero dei banchieri, queste sono le scommesse. Qui addirittura scommesse ribassiste, ma comunque c'erano più rialzisti, quindi non siamo caduti in questa trappola. Qui hanno caricato prepotentemente fine 2016, proprio perché hanno rialzato i tassi, quindi danno l'ultima spinta al prezzo, quindi l'ultima convinzione, quindi la Yellen finalmente sta facendo la normalizzazione del dollaro come già sosteneva nel 2015, quindi lei non risulta come una bugiarda. Ne ha fatta una, ne ha fatta due, ne ha fatte due, forse ne ha fatte tre di rialzi, sono, no, ne ha fatti due, mi pare. Fatto sta che comunque c'è scritto nell'articolo, lo andiamo anzi a leggere. In particolar modo, che cosa dice questo articolo? Janet che dice potremmo aver sbagliato le stime sull'inflazione, io e i miei colleghi potremmo aver mal giudicato la forza del mercato del lavoro. Il grado di conformità delle aspettative inflazionistiche di lungo periodo con il nostro obiettivo di inflazione e persino le fondamentali forze che guidano l'inflazione. In pratica non sappiamo fare il nostro cazzo di lavoro, siamo strapagati per niente, ma nel frattempo comunque stiamo guadagnando un sacco di soldi. Pressione ribasso sull'inflazione, bla bla bla. A mio avviso si rafforzano le ragioni di una gradualità delle mosse. Troppa fretta rischia correzioni eccessive della politica in risposta a sviluppi attesi, ma che bla 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 non potrebbero non verificarsi. Quindi sta dicendo sostanzialmente: è vero che ho rialzato i tassi, ma è anche, ed è vero che ho detto che ci sarebbe stato questo, siamo stati pronti in questo rialzo dei tassi di interesse, ma in realtà potremmo aver cannato, forse abbiamo accelerato un po' troppo i tempi, ci vuole più gradualità. Brava Janet. Questo è ciò che dice. Allora, dice che attualmente la fascia tra l'1 e l'1,25% come tasso di interesse, quindi ci si aspettava un livello massimo del 2,9% entro il 2019, sostanzialmente. Questo è ciò che dice Janet, questo è ciò che dicono le banche. Ora non so se Janet è una marionetta delle banche, non so se... È Janet che invece decide che cosa devono fare le banche e quindi le banche seguono, ma comunque prima comunica alle banche, poi comunica a noi, ma dopo mesi e mesi e mesi. Non so quindi, oppure non so se è tutta una coincidenza dal 2005 fino ad oggi, la precisione con cui il Banks Mirroring azzecca, prevede le cazzate che dicono questi personaggi. Fatto sta che attualmente comunque abbiamo una chiusura in questo momento delle scommesse rialziste, una bella apertura di scommesse ribassiste dal 14 aprile 2017. Andiamolo a vedere per chi non mi crede. 14 aprile 2017, no, facciamo 17 aprile, ok? Da questo punto qua in alto, dal 99, il dollaro è andato, in effetti è andato giù e adesso sta tornando su. Perché? Perché probabilmente, come i miei studenti sanno, noi non ci facciamo incastrare però da un solo incrocio. Quindi il position trade ci dice questo, ma potrebbe non, in questo momento mi puzza questa cosa. Non mi piace il fatto che questo si sia incrociato, ma sono aumentati i banchieri che invece sono entrati in una posizione di rialzo. Quindi
Quindi questa situazione non sono aumentati di tanto, da un minimo che aveva raggiunto di 67, adesso sono 86 banchieri al momento in cui io sto facendo questo video. Mi piace invece che il numero degli shortisti sia aumentato, ma non c'è stato l'incrocio. Quindi attualmente sicuramente non scommetterei in un ribasso del dollaro, non cerco un ingresso nel ribasso del dollaro, nemmeno sul rialzo, ma sicuramente non sono un ribasso del dollaro in questo momento. O meglio, lo aspetto, ma secondo me non siamo ancora pronti. E mi puzza anche proprio questa dichiarazione della Yellen, quindi non vorrei che in realtà qualche cosina, quindi non vorrei che questa notizia che la Janet ci ha dato fosse per farci comprendere che comunque, diciamo, questi rialzi, questa normalizzazione durerà più a lungo, ma allo stesso tempo probabilmente potrebbero invece farlo questo rialzino dei tassi di interesse. Potrebbero invece farlo, quindi farci credere che, ah no, allora invece a quanto pare le cose stanno andando tutte come la Janet ci aveva. Quindi Janet, non ti preoccupare, cioè, ti stai preoccupando troppo, non è vero che hai sbagliato, stai facendo un ottimo lavoro, tant'è che hai alzato i tassi di interesse. Quindi non lo so se è per un motivo o per l'altro, quindi gli scenari sono due, ma il video serve per mostrarti che la notizia è manipolata, le banche hanno milioni di modi per manipolare il mercato e noi possiamo controllare queste manipolazioni. È assurdo quello che puoi vedere nelle manipolazioni, non solo a livello monetario, ma proprio a livello di notizia. È un po' inquietante, un po' spaventoso. E perlomeno però ti permette di prevedere quello che succederà nel futuro, anche a livello di mosse politiche ed economiche. E di questo ti vorrei parlare nel mio nuovo progetto, The Banker. Oh, guardate questo bel loghetto, adesso il logo lo stiamo cambiando, ma manterremo l'idea, quindi questa piramide, per chi l'avesse non l'avesse compreso, insomma, questa piramide barrata, no? Perché non siamo noi che debelleremo le banche, perlomeno non sarà questo portale che debellerà le banche, ma le banche stanno finendo, insomma, cioè, lo sanno perfettamente di essere nel loro ultimo miglio, quindi sanno perfettamente di essere su questa enorme arca di Noè, sanno che questa enorme arca di Noè sta per affondare e sanno perfettamente che non ci sono scialuppe di salvataggio, quindi si devono inventare qualche cosa, o meglio, si stanno costruendo devono ancora costruirsi delle scialuppe di salvataggio, o perlomeno stanno pensando di utilizzare e fare loro le scialuppe di salvataggio che noi, che eravamo nell'arca di Noè, ci siamo costruiti capendo in che cazzo di situazione eravamo finiti. Quindi adesso stanno cercando di farci comprendere che le nostre scialuppe di salvataggio sono le loro scialuppe di salvataggio e che loro sono le migliori scialuppe di salvataggio. E seguiamoli perché questa è la cosa migliore da fare. No, dobbiamo comprenderlo questo. Non dobbiamo lottare. Non c'è niente da lottare, non c'è assolutamente bisogno di lottare perché non c'è un nemico, non esiste un nemico, ok? Non esiste il nemico. Siamo noi che ci siamo convinti che questo nemico esista, ma non esiste nessuno, non esiste alcun nemico. Anzi, le banche sono uno strumento, possiamo utilizzarlo come strumento, possiamo utilizzarlo a favore nostro come strumento, no? Lo so che tutto ciò che sto dicendo è complicato, perciò esiste thebanker.net, eccolo qui. C'è già il primo articolo, potrebbe interessarti, insomma, per il momento è il primo articolo, insomma, adesso stiamo scrivendo contenuti su contenuti di altissimo valore, quindi non faremo articoletti giusto per il SEO e quelle minchiate da marketer
degli inizi anni 2000, ma vogliamo davvero dare valore e creare, darti qualcosa che ti possa essere utile anche nella vita, perché no, oltre che a livello finanziario. Sicuramente qualche spunto ce lo puoi trovare, quindi io ci andrei a dare una lettura. A parte questo, niente, sono felicissimo quindi di aver finalmente ripristinato la piattaforma banksmirroring.com. Come dicevo, lo sviluppo è attivo e la piattaforma mi piace un casino, è meglio dell'originale come l'avevo sviluppata nel 2015, quando poi i fufa broker me l'attaccarono, o perlomeno degli hacker me l'attaccarono. Anche se è bellissima, comunque stiamo già pensando alla sostituzione con tutto ciò che poi è venuto fuori dal 2015 ad oggi, e non vedo l'ora di presentarvelo perché è una cosa potente. Questo è ciò che vede, al momento è una landing page un po' scarna, me ne rendo conto, quindi non è iperprofessionale, ma noi dell'iperprofessionalità estetica ce ne sbatti i coglioni. Per quanto riguarda l'estetica, a noi interessa la sostanza, al momento, no? Quindi prima si pensa alla sostanza e poi dopo si penserà poi all'estetica. Fatto sta che chi si volesse iscrivere, chi dei miei vecchi studenti si volesse iscrivere, a parte che qui c'è una spiegazione carina di che cos'è il Banks Mirroring, per chi dei miei vecchi studenti si volesse iscrivere, mi scriva, quindi prima di acquistare, mi scriva perché, come vedete, l'accesso per un mese è di 197 euro al mese. Ma per chi è mio vecchio studente, insomma, dai vecchi progetti passati, no? Quindi da qualche mese, insomma, si è ritrovato senza piattaforma, se mi iscrive, gli lascio molto volentieri un coupon per fare in modo che perlomeno i 3 mesi costino meno del mese. Quindi non andate ad acquistare, per favore, miei cari studenti, ma perché semplicemente se andate ad acquistare il mese sprecate dei soldi, in quanto ho appunto questo coupon, accesso per 3 mesi, lo pagate meno di un mese. Poi per chi volesse l'accesso per 12 mesi, regalo 9 mesi, proprio perché c'è stato questo periodo di assenza della piattaforma. Io continuo a fare le mie analisi settimanali, e poi c'è l'accesso per 6 mesi, dove invece praticamente pagate poco più di un mese, sostanzialmente. Quindi non fate la cazzata di comprarvi il mese, perché l'abbonamento mensile, perché non ha alcun senso. Per avere questo coupon, per favore scrivetemi sulla mia pagina Facebook, ne ho una privata e una pubblica. Scrivetemi un po' dove vi pare, comunque sono sempre io. Va bene, spero di averti dato, insomma, delle notizie interessanti, più che altro, almeno così questo ti permette un po' di capire che cosa sta succedendo. Voglio fare più video di questo tipo, soprattutto per alcune dichiarazioni molto importanti che stanno, insomma, che noto che vengono pubblicate dai media, anche ad esempio sui Bitcoin, sulle criptovalute o su tutto quello che riguarda da questo momento in poi il futuro dell'economia, compresa anche ad esempio gli Stati Uniti d'Europa, eccetera, eccetera. Quindi voglio mostrarti a livello finanziario quali sono le mosse, o comunque a livello politico che cosa stanno facendo, o comunque le banche che cosa stanno facendo per uscire di scena senza perdere potere, praticamente. Quindi ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e ti invito semplicemente a TheBanker.net, mi raccomando, TheBanker, non TheBunker, quindi non è TheBunker, ma è TheBanker, quindi è proprio debancalizzazione in italiano, debancalizzatore in italiano sarebbe, e quindi ti invito a leggere i prossimi articoli che usciranno qui e comunque sempre su questo canale YouTube, perché comunque farò altri video di questo genere. Spero di riuscire a farli settimanalmente, ma penso proprio di sì, perché comunque ce n'è bisogno. Perlomeno io questo è quello che credo. Se hai delle domande da farmi, o me le fai commentando questo video,
quindi direttamente qua su YouTube, o me le fai su Facebook, o me le fa fammi domande, o mi scrivi qua, mi scrivi do dov'è. I contatti non li trovo in questo momento, adesso li aggiungiamo. Quindi va bene, ciao, ti ringrazio.